Buon pomeriggio a tutti, è il 14 gennaio, sono le 14 in punto, puntualissimi per questa mia nuova diretta. Innanzitutto saluti a tutti e, come al solito, prima di entrare nel vivo della nostra conversazione, voglio ricordarvi di pigiare sulla freccetta condividi per poter invitare quante più persone possibili al nostro incontro di questo pomeriggio e anche ricordarvi che comunque se pigerete sulla freccettina condividi anche più tardi va bene lo stesso, perché tanto di questa diretta conserviamo un video che resta su questa pagina Facebook, poi sul mio canale YouTube e naturalmente sul mio blog www.ivanscalfarotto.it. Io devo scusarmi perché le dirette negli ultimi tempi si sono un pochino più rarefatte durante la settimana, insomma non riesco più a tenere il ritmo forsennato che tenevo qualche tempo fa, ma tra comitati di azione civile, congresso del PD, lavoro parlamentare, viaggi vari, anche per ragioni familiari, mi è stato difficile essere online, ma insomma cerchiamo di tenere un contatto continuativo anche perché la cronaca, come dire, non ci priva di spunti e che sono poi sempre abbastanza, come dire, in linea con le cose di cui abbiamo parlato in questi mesi, da quando, nel mese di giugno scorso il nuovo governo è entrato in carica. Voglio ricordarvi, per esempio, in questo fine settimana la grandissima riunione che si è tenuta, riunione, diciamo, manifestazione di piazza che si è tenuta a Torino in favore, della TAV, una piazza che ancora una volta ha detto che l'Italia non può diventare un luogo fermo, statico, che non cresce, dove si entra, diciamo così, in un'ottica puramente assistenzialista, statalista, ma è giusto sostenere l'impresa privata, è giusto sostenere l'iniziativa privata, è giusto sostenere la crescita, la creazione di posti di lavoro. È importante che il paese si doti di quelle infrastrutture che sono essenziali per il suo sviluppo, per la sua prosperità. Insomma, questa logica un po' anacronistica, un po' passatista del Movimento 5 Stelle, per cui stavamo meglio quando stavamo peggio, va assolutamente rifiutata. C'è un pezzo d'Italia che è sicuramente molto molto contrario e questo sta anche creando una delle tante crepe all'interno della maggioranza, dove evidentemente questa sorta di scambio tra alcune cose le faccio io, alcune cose le fai tu e non met io, ciascuno non mette il naso nella, come dire, nella sfera di competenza dell'altro, è qualcosa che non può durare, che in sostanza sta facendo emergere quelle che sono le differenze anche notevoli tra i due schieramenti. Voglio ricordarvi anche, visto che parlavamo del weekend, il fatto che abbiamo tenuto una riunione dei comitati di azione civile a Roma, alla Città dell'Alta Economia, sabato mattina. C'erano tante persone, la sala era piena di gente e devo dire, io sono stato molto molto contento perché è emersa proprio una voglia di fare, è emerso un desiderio netto e chiaro di tante persone di impegnarsi, anche al di là, diciamo, di un impegno politico più strutturato come quello che abbiamo all'interno dei partiti. L'idea di creare uno strumento snello, agile, dove ciascuno può vivere anche in prima persona il proprio impegno civile, la difesa di quelle che sono, diciamo, di quelli che sono i principi democratici, della democrazia liberale che questo governo sta mettendo a rischio, è un desiderio molto molto presente. E io penso che i comitati siano uno strumento buono, molto agile, molto semplice, che è alla portata di tutti e che può affiancarsi al lavoro che fanno i partiti, che fa il Partito Democratico, che fanno le persone iscritte al Partito Democratico e anche ad altri partiti. Io penso a Più Europa, ma penso anche, guardate, io per esempio sono in aula seduto praticamente vicinissimo a Laura Boldrini e lavoro tantissimo con lei. Ci sono tanti punti di diciamo di divisione con le persone, diciamo i deputati di LeU, ma ci sono anche alcuni punti sui quali lavoriamo bene insieme e quella che è la difesa dello Stato democratico è, io penso, qualcosa di importante. Poi diciamo la visione è spesso differente su molte altre cose, ma insomma esistono alcune questioni e quelle sono le questioni su cui lavorano i comitati civici, sui quali si può aggregare una maggioranza molto ampia di persone che va anche al di là di quelle che sono le appartenenze ai singoli partiti. Io penso che i comitati parlino un po' a tutti coloro che sono semplicemente affezionati alla nostra democrazia e che non vogliono vederla ridotta carne da cannone, secondo i progetti di Lega e 5 Stelle. Guardate, questa settimana cominceremo a lavorare, alla Camera sul progetto di riforma costituzionale di Fraccaro, che è
davvero una sorta di bestemmia costituzionale. Loro hanno tanto criticato la nostra riforma, quella, sapete, che non passò con il referendum del 2016, che era una riforma destinata a modernizzare, a rendere la macchina dello Stato più semplice, più snella, a consentire dei tempi di decisione più rapidi, ma senza toccare in nessun punto quello che era l'assetto fondamentale dello Stato democratico. Invece il Movimento 5 Stelle ci presenta un disegno di legge costituzionale che va a introdurre sostanzialmente, diciamo che prosegue il lavoro di svuotamento del potere legislativo. Addirittura in questo disegno di legge Fraccaro è prevista la possibilità che il popolo sia chiamato a votare scegliendo tra due proposte di legge, una approvata dal Parlamento e una, diciamo, proposta sulla stessa materia, quindi due disegni di legge concorrenti, avversari l'uno contro l'altro, uno approvato dal Parlamento, uno proposto da un comitato, diciamo così, di cittadini, un comitato appunto di promotori. Quasi come a contrapporre ancora una volta i cittadini alle istituzioni rappresentative, come se il Parlamento non fosse espressione della volontà popolare, ma fosse una sorta di nemico, no? Da un lato c'è la casta, il palazzo, e dall'altra ci sono i cittadini, e mettiamoli un po' a confronto. Questo è un po' il disegno di legge, insomma, non solo il disegno di legge, ma il disegno politico che il Movimento 5 Stelle e il governo stanno portando avanti. E quello che mi viene da pensare sempre è che se tu togli la sovranità popolare dal Parlamento, sicuramente la devi mettere da qualche altra parte. E mi preoccupa molto pensare a dove il Movimento 5 Stelle e il governo vogliano portare la sovranità popolare una volta che l'avranno tolta dal Parlamento. Il sospetto è che la vogliono portare nella sede della Casaleggio e Associati SRL qui a Milano. Io sono milanese, ma insomma preferirei che restasse a Roma la sovranità popolare dentro a quei palazzi che rappresentano la democrazia rappresentativa, che sono l'anima della democrazia rappresentativa come l'abbiamo sempre conosciuta. In ogni caso, resisteremo a questo tentativo di far scivolare il nostro paese verso una, diciamo così, come la chiama Orbán, la democrazia illiberale, no? Verso una democrazia plebiscitaria, quella di volete Gesù o volete Barabba, dando l'impressione che a decidere sia il popolo, quando poi sappiamo benissimo che queste forme plebiscitarie non portano mai davvero le decisioni in capo al popolo. C'è sempre qualcuno che riesce a manovrare le masse in qualche modo, magari facendo un utilizzo spregiudicato dei mezzi di comunicazione, come è successo in Gran Bretagna con la Brexit. Ricordate, si prometteva che con Brexit il Servizio Sanitario Nazionale britannico avrebbe recuperato la bellezza di 350 milioni di sterline alla settimana, e poi il giorno dopo Farage andò in televisione dicendo che si erano sbagliati. Il risultato è che la Brexit si deve completare entro il 29 di marzo. Oggi siamo a 14 gennaio e ancora in Gran Bretagna non sanno che pesci prendere. Domani è previsto un voto decisivo nel quale quasi certamente il governo andrà sotto, e quindi al 15 di gennaio saremo a un mese e mezzo da Brexit, con un paese intero importante come la Gran Bretagna, come il Regno Unito, che annaspa senza sapere cosa fare. Questi sono i risultati del plebiscitarismo, sono i risultati di le classi dirigenti non si assumono la loro responsabilità di prendere delle decisioni, certamente tenendo un contatto con il corpo elettorale, con il popolo, con i cittadini, ma comprendendo che per problemi complessi come quelli che ci troviamo ad affrontare, c'è la necessità di fornire soluzioni complesse. Non tutto può essere ridotto a un sì o un no, come appunto è successo nella Brexit. Ma insomma, dopo questo lungo cappello introduttivo, ci sono almeno un paio di cose che volevo commentare dai giornali di oggi. La prima è appunto l'arrivo di Cesare Battisti, il terrorista che finora era riuscito a sfuggire alla giustizia e che appunto finalmente arriverà in Italia a scontare la sua pena. Io dico sempre che noi non dobbiamo mai dimenticarci il garantismo, e quindi, diciamo così, io sono sempre sospettoso, no, di questi linciaggi mediatici. Ricordiamoci che una democrazia è forte quando è capace di irrogare la sanzione penale e di farlo nel rispetto delle garanzie anche del più efferato dei criminali. Guardate, qualche giorno fa ho visto su Netflix questa specie di fiction sugli attacchi del 22 luglio all'isola di Utøya e a Oslo. Ricordate la strage fatta da Breivik in Norvegia, e una strage
orribile anche nelle modalità, una bomba d'Oslo che ammazza più di 10 persone, che serve a distrarre l'attenzione della polizia per poter fare in modo che questo terrorista andasse in quest'isola dove si riunivano questi ragazzi del Partito Socialista Norvegese, ne uccide moltissimi. Alla fine il bilancio sarà di 77 persone. Eppure la Norvegia riesce a gestire il processo a questo criminale efferato che ammazza dei ragazzini senza nessuna pietà, come fossero veramente degli agnelli, con tutte le garanzie, del caso, a dimostrazione della forza dello Stato democratico che è capace di gestire, ripeto, anche il criminale più efferato in un modo corretto, in un modo giusto, garantista, perché appunto abbiamo superato la legge del taglione proprio per questa ragione. E questo deve valere anche per Battisti, naturalmente, che ha fatto delle cose orribili. Io lo voglio chiarire, non ho nessuna intenzione di giustificarlo e me ne guardo benissimo. Tra l'altro, appunto, penso che debba andare incontro a una pena severa e debba, appunto, essere una pena eseguita finalmente, come è giusto che sia. Ma insomma, la spettacolarizzazione di questa vicenda mi lascia alquanto sospettoso. In particolare, vi dirò la verità. So che appunto quando adesso Battisti è venuto a Roma da poche ore erano presenti il ministro Salvini e il ministro Bonafede. Devo dire che ricordo benissimo che quando è tornata la salma di Antonio Megalizzi da Strasburgo c'era soltanto il presidente della Repubblica Mattarella. E allora questo mi fa pensare, ecco, perché è ovvio che diciamo, sono due vicende molto diverse. Ma quando appunto un nostro giovane giornalista, un europeista, un ragazzo che guardava al futuro con ottimismo e con gli occhi di qualcuno che sta costruendosi il futuro, viene ucciso in quel modo e torna indietro, il governo non ritiene di essere presente. Ritiene di essere presente invece quando appunto si è colto un successo che può essere speso elettoralisticamente. Infatti ci mandano Salvini, ma non da solo, ma con buona fede, in modo tale che siamo sicuri che dal punto di vista delle telecamere ci sia sia una faccia della Lega sia una faccia del Movimento 5 Stelle. Scusatemi se ve lo dico, ma mi sembra come dire, un comportamento piuttosto peloso. La seconda cosa di cui volevo parlarvi è di Pavel Adamovic, che forse magari vi sfugge anche il nome, non si sa molto chi sia. Pavel Adamovic è il sindaco di Danzica, città del nord della Polonia, che è stato recentemente, proprio ieri, credo, ieri, l'altro ieri, accoltellato, che è in fin di vita. Un sindaco molto popolare, un sindaco oppositore del governo sovranista che appunto gestisce, che governa la Polonia, è un uomo dalle vedute aperte, un uomo che ha sostenuto le minoranze, anche la minoranza LGBT, e che rappresentava una voce, diciamo così, di apertura, di inclusione, di rispetto in un paese come la Polonia, dove il messaggio pubblico è spesso molto chiuso, molto appunto arroccato, molto identitario, sovranista, come si dice. E ovviamente la speranza è che Adamovic ne venga fuori, che si salvi la vita, però certo qualche riflessione sulla pesantezza del clima da quelle parti va fatta, e proprio sulla pesantezza in genere del clima in tutti i paesi dove governi sovranisti ci sono, governi che insistono sulla diffidenza, sull'odio, sull'esclusione, con messaggi spesso truci, spesso appunto fatti di diffidenza nei confronti dell'altro e nei confronti di chi pensa a una società più aperta, più inclusiva, più tollerante, anche se la parola tolleranza, come forse già sapete, non mi piace molto. Quindi il nostro pensiero va a Pavel Adamovic e anche il nostro pensiero preoccupato, naturalmente, al dibattito pubblico in Polonia, e scusate se lo dico, anche al dibattito pubblico nel nostro paese. Io mi fermo qui perché credo di aver utilizzato tutto il mio tempo, vediamo che ora è. Sì, appunto, 14 minuti, insomma, ci siamo. Voglio darvi appuntamento, due appuntamenti. Questa sera, se siete a Milano, ci vediamo al CAM Garibaldi, in Corso Garibaldi, dove si tiene la presentazione delle mozioni congressuali del Partito Democratico. Sarà, diciamo, una riunione estremamente interessante proprio per
perché ci sono importanti presentatori delle varie emozioni. Per esempio, per Francesco Boccia c'è Francesco Boccia in persona. Tommaso Nannicini presenterà la mozione Martina. Io sarò lì per la mozione Giachetti. Quindi, se siete a Milano alle ore 21 al CAM Garibaldi per questo importante incontro sul congresso del PD. Sempre a Milano, invece, sabato prossimo, il 19 alle ore 10:30 al Talent Garden Calabiana si terrà la riunione dei comitati civici, la stessa che si è tenuta a Roma appunto l'altro ieri. Si terrà a Milano sabato, ore 10:30, Talent Garden Calabiana in zona Piazzale Lodi. Per cui, se siete a Milano, sicuramente vi aspetto lì. Sul congresso del PD torneremo sicuramente nei prossimi giorni. Io non voglio dilungarmi troppo, come al solito, l'impegno di stare nei 15 minuti. Vi ricordo sempre di condividere questa diretta, il video che ne resterà tra pochi minuti sulla pagina Facebook, sulla mia pagina, sul mio blog ivanscalfarotto.it e sul canale YouTube. Io mi fermo qui in una bella giornata di sole milanese che forse avrà un po' disturbato le riprese. Vi saluto e vi do appuntamento a quanto prima. Ciao!